Facevo il geometra prima del terremoto, adesso facciamo il geometra del terremoto, che è diverso. Dall'ordinario allo straordinario. Sembra prima acchito che il lavoro, volume di lavoro enorme, aumentato, però di conseguenza è tutto più complicato, sia come gestione sia come rapporto con le persone. Prima c'era la necessità di gestire 10 pratiche insieme, adesso è moltiplicato per. Capisco. E in quest'ottica, diciamo, tu hai una formazione da AutoCAD? Io vengo in realtà dal disegno a mano, okay, scolastico, fatto anche benino, solo che dal primo giorno poi di lavoro vero hanno detto questo è il PC, questo è il mouse, quindi posa la penna e prendi AutoCAD. AutoCAD è le prime versioni, quindi io vengo da AutoCAD 12. Prime prove a scuola su DOS, c'erano insomma la prima infarinatura su quello che era il concetto linea, cerchio, però era un AutoCAD bidimensionale e quindi lavorare come la penna ma in maniera digitale. Però perfetto. Il risultato era tempi più ridotti nella possibilità di fare copia e incolla, di duplicare, di salvare con, quindi facevi una prova su un file di prova e poi magari riportavi il blocco sul vecchio file, però ripeto, bidimensionale. Ok, e dimmi una cosa, diciamo, tu hai scelto Arcadia per progettare adesso nel tuo studio, nel tuo ufficio, ma se ti dovessero chiedere che cos'è per te Arcadia oggi nel tuo ufficio tecnico, come risponderesti molto sinceramente? Allora, brutale te lo dico. Io, più che scegliere Arcadia, mi sono incontrato con Arcadia in primis per un discorso economico, cioè subito dopo il terremoto in particolare serviva un programma di gestione tridimensionale di quello che era lo stato futuro delle case, quindi ricostruzione in 3D della casa come doveva essere, sia completamente diversa rispetto al precedente fabbricato, o addirittura persone che hanno chiesto di ricostruirla interamente com'era. Quindi andare a fare la ricostruzione del com'era su un prodotto, che una casa che magari non conoscevi, quindi non avevi nemmeno visto originariamente, era molto complicato. E quindi scelta d'Arcadia a livello economico, proviamo, come ho provato mille altri prodotti durante l'esperienza professionale, tanti sono finiti nel cestino, qualcuno ancora lo uso. Arcadia da subito ho visto che era facile. L'essere facile e l'essere intuitivo come programma in sé per sé mi ha dato possibilità di, nel giro di qualche ora, lavorarci, nel giro di qualche settimana presentare in riunione gli elaborati in 3D. Quindi era finita l'epoca di stampare copie e copie di materiale cartaceo per fare poi le correzioni a penna, e lo studio è stato modificato, abbiamo introdotto un televisore 60 pollici, perché a quel punto le riunioni erano in tempo reale. Le persone si sedevano e andavano a vedere la stanza, la camera da letto, il letto, spostamelo di qua, no, sposta il tramezzo perché voglio un bagno più comodo, che ho recuperato la vasca idromassaggio e misura X, la voglio rimettere sulla casa che ricostruiamo. E da quel momento in poi aspetto ogni anno la versione futura d'Arcadia, perché pure la curiosità dell'evoluzione, quello che è stato migliorato, tutta la parte grafica che man mano è sempre più realistica. Io anche per gioco, per scherzo, qualche volta vado a fare dei dettagli di quello che è il progetto generale, perché persone vogliono la realizzazione del bagno in un certo modo, oppure della cucina, per poi andare semplicemente da proprietari, quindi da privati cittadini, a IKEA, a Mondo Convenienza, a dire io queste misure voglio questi mobili, e loro poi adattano i prodotti commerciali che ci sono. Senti, ma è chiaro che Arcadia nel panorama, diciamo, dei prodotti che fanno progettazione architettonica, come dire, se lo mettiamo a paragone, se cominciamo a parlare di gente che fa architettura, no, Revit, Archicad, piuttosto che altri strumenti al plan molto blasonati, cioè al di là della questione economica, rispetto a questi competitor, tu perché hai scelto Arcadia? Cioè, probabilmente
o sicuramente si è scontrato col fatto che i clienti oggi il 3D lo vogliono, ma non lo vogliono pagare. E quindi Sicuramente. la domanda è: tu tra questa gente così grossa, messo da parte, diciamo, la questione economica, sappiamo che Arcadia è inferiore, ma tu perché l'hai scelto? Allora, programmi che hai nominato, soprattutto ecco, Revit, Archicad, Allplan, qualsiasi altro programma, necessitava in prima battuta di un corso, di preparazione all'utilizzo, quindi come uno dovesse prendere una patente per guidare poi la Ferrari. E non dico che Arcadia sia proprio super facile, ma io ho visto forse i 10 video che Jack Software mette in rete, che sono gratis, quindi non è che ho pagato il corso, mentre gli altri il corso era già a pagamento e la licenza era già mia. Ho fatto delle prove da autodidatta, come avevo iniziato con AutoCAD, ma all'epoca non c'era internet, non c'era YouTube, quindi i corsi era anche difficile reperirli. E la cosa sbalorditiva è stata far vedere il prodotto finito ad architetti, ad ingegneri, anche al privato, però il privato potrebbe fare altro nella vita, ma l'architetto, che magari sono 20 anni che usa Revit, e mi diceva: ma che programma è? Se te lo chiede, cioè tra professionisti c'è sempre quel clima di mistero, no? Io ho il GPS che funziona meglio, io ho il drone che è più bello, io ho il programma che gestisce meglio i disegni. Però quando un collega o un competitor, perché a quel punto potrebbero essere altri tipi di soggetti che hanno studi professionali, quindi fanno lo stesso lavoro, e ti dice: ma che programma è quello? E lì mi è capitato, capito, la cartina tornasole. Hai da farmi vedere un progetto che poi. Un progetto con Arcadia, qualcosa che fa con Arcadia? Cioè, che fai di bello con Arcadia tu? Allora, guarda, questa innanzitutto non ti nascondo che è una versione appena installata, perché mi è arrivata forse non più di 2 ore fa, quindi è la versione 14 che io non conosco, quindi possiamo fare una prova in diretta. Ho aperto un file che è fatto con la precedente versione, quindi onestamente non vedo problematiche, errori o altro riguardo a quello che è il file che avevo fatto inizialmente io. Questa è stata una delle prime pratiche che ho seguito dall'inizio, dalla base con Arcadia. È una villa forse simbolo del terremoto, perché stava all'inizio del paese. Purtroppo ci sono state delle vittime che io conoscevo personalmente, e volontà degli eredi, l'unico erede, è stato quello di ricostruire la villa com'era. Quindi per me riuscire a fargli vedere questo con all'epoca c'era il privato seduto vicino a me, e io in tempo reale andavo a ricostruire quello che erano le stanze, e lui giustamente le aveva vissute quelle stanze. Quindi poterlo accontentare nel fare una cosa identica a com'era mi ha dato non poche soddisfazioni, soprattutto perché lui si è reso conto in tempo reale quali erano le stanze all'interno, quali erano le divisioni, i mobili. E io onestamente l'ho seguita pure durante la fase poi di costruzione. La villa la stanno ultimando, stanno facendo le finiture, e vederla appunto crescere dalle fondazioni, dalla demolizione di quello che era rimasto, dalle macerie che erano rimaste, a quella che è la struttura consegnata, è una cosa eccezionale. Quindi questo progetto che hai fatto con Arcadia, diciamo, Arcadia ti ha consentito anche di curare il dettaglio, vedo, perché vedo delle cornici, vedo delle. Allora, questa era un'abitazione in stile fascio, diciamo, quindi primi del ventennio, quindi aveva le cornici in travertino, aveva comunque sia un'impostazione lineare, vedi, non era una villa moderna o contemporanea, era una villa di quel periodo, e è stata appunto ricostruita identica a quello che era. Addirittura c'erano delle cornici sul retro, che potrebbe essere una cosa secondaria, che però appunto il privato ha rivoluto com'era, una sorta di verandine sui balconi. Questa è esattamente com'era.
Ormai faccio solo con Arcadia progetti. Ormai fa progetti. Poi abbiamo anche parecchie collaborazioni con studi sia di strutturisti sia di architettura anche blasonati a livello italiano, e io ho la possibilità di mandargli un file che tecnicamente si chiama IFC, quindi è un'estensione tridimensionale che loro importano sui vari programmi che abbiamo detto prima. Quindi anche dal punto di vista del discorso BIM. Loro lo caricano su Revit e mi fanno anche delle modifiche, delle cose, me le inviano e riusciamo a dialogare. Fantastico. Mentre prima ci potevano stare anche difficoltà come tempi, perché loro fanno una modifica in 2 minuti, ecco, io se voglio modificare una sezione in tempo reale sposto una linea di sezione e il programma modifica l'intera sezione. Fantastico. Perché questa è una delle cose che mi è piaciuta da subito, perché sfido chiunque a fare le sezioni sulle scale, farle in situazioni complicate, ossia quando cominciamo a avere muri fuori squadra. Noi stiamo ricostruendo appunto edifici esistenti, quindi capita spesso che i muri non sono perfettamente perpendicolari tra loro, e nella mia sezione esce fuori sia il taglio netto sia tutta la parte in prospetto che sta sul fondo. Questa, dicevo, è una struttura stile fascio, quindi è molto lineare come tipologia, però ecco il dettaglio pure dei prospetti, della restituzione dei particolari è tra l'altro gestibile. Cioè posso decidere se mettere l'infisso con tutte le particolarità, posso decidere se entrare nella stanza e vedere i letti, o progetto veloce, faccio i vetri oscurati e comunque gestisco il tridimensionale e tutto quello che è il bidimensionale che viene a cascata. Mentre prima ero abituato che facevo il bidimensionale e poi dovevo inventarmi il 3D con i blocchi, con i solidi, con quello che era, quello che aveva a disposizione. Questo che dicevo, la rapidità di fare modifiche in tempo reale, anche secondo quelle che sono le esigenze del cliente, perché capita spesso che qualcuno ha dei ripensamenti vedendo poi anche la casa ricostruita, e avendo il modello tridimensionale io ho anche la possibilità di inserire le modifiche fatte in corso d'opera, tant'è che c'è la funzione che mi dà pure i rossi e gialli per le demolizioni di costruzione, che sarebbero le modifiche che è stata eseguita in fase da sbuilt rispetto a quello che era la previsione progettuali, e mi aiuta tanto pure per la chiusura dei lavori finali, perché io vado a consegnare un prodotto che corrisponde esattamente a quello che è il costruito, non più adatto un disegno CAD perché con un'oretta riesco a fare tutto. Questo con 10 minuti io aggiorno la pianta, possiamo fare la prova, basta che sposto la linea di sezione, il programma fa l'aggiornamento di tutte le piste, quindi quelle del prospetto, ecco fatto, quindi quelle che erano le viste originali e la sezione le ha modificate in funzione di quello che è il punto di sezione che io gli do, che è dinamico sempre, le misure sono dinamiche sempre, quindi se io accorcio un muro si porta dietro tutte le caratteristiche di quotatura, e questo pure ti aiuta tantissimo come risparmio di tempo. Ma la cosa più bella è che, dicevo, questa è l'idea progettuale. Possiamo vedere al volo, questa è la matrice. In fondo al corso da matrice, quindi all'inizio della parte che era, diciamo, residenziale all'epoca, c'era l'abitazione. Chiaramente molto molto simile, non è uguale perché poi ci sono le normative sismiche, ci sono altri vincoli da fare, ma tranquillamente possiamo andare a vedere quello che poi oggi è la casa, appunto la Villa Verde. Io mi chiamo Enrico Di Gianmarco, sono geometra, ho iniziato con Nicole Romeo qui, parlando del terremoto, sono 8 anni che faccio questo lavoro, purtroppo per fortuna. Wow, quindi hai cominciato col terremoto? Sì, ho diventato maggiore di anno il terremoto. Fantastico, quindi sei cresciuto davanti a questi programmi in buona sostanza. Sì. Poi la prassi. Quanto tempo ci hai messo ad imparare Arcadia, ad utilizzarlo? Allora, l'inizio pochissimo, pochi minuti, Giuseppe, non puoi, perché è molto intuitivo l'interfaccia.
okay. I comandi. Le basi ci ho messo subito, muri, finestre, solai, quelli primi. AutoCAD tu per che cosa lo utilizzi? Io per tutto. Ah sì? Tutto, perché è la mia formazione scolastica. Ho su iniziato AutoCAD. Dal primo superiore ho iniziato con AutoCAD. Poi ho sviluppato Revit, ho sviluppato ArchiCAD pure. Poi adesso con loro ho sviluppato altri programmi. Fantastico. Qual è stato l'impatto venendo da AutoCAD? Sempre. È stato particolare perché avevi subito i prospetti, le sezioni, okay. Un minimo di modellazione, sì, del terreno. Invece con AutoCAD devi prima ragionartelo a mente e poi vedere. Avevo un po' di infarinatura con Revit, però Revit è più macchinoso per certe cose. Ah. Perché devi avere più dimestichezza. Però è più intuitivo AutoCAD. Fa tutto quel caso, sono partito dalle basi di AutoCAD perché la ricostruzione delle planimetriche catastali è un po' complicata. Tutto quanto mi sono fatto la base e poi l'ho riportato tutto su Arcadia. Ho cominciato con lo stato attuale e poi sono passato alla fase progettuale post-opera. Questo è l'aggregato più aggregato, si chiama le case queste da ricostruire. Sì. Quello più mio più importante, ho fatto tutto da solo. E no, da solo. Lavora. Te vai a disegnare tutte le scale. Ho fatto una marea di sezioni perché ne servono. Vedi, per me è indifferente, però la notifica fa una sempre per me. Te le sei fatte tutte calcate queste sezioni? Sì. Queste sì. Queste. Esatto. Tu calcola che io ho. Questo è l'aggregato più grande che ho fatto. Lavoro, diciamo, de punta. Ma i mobili dentro una casa? Questa roba ho fatto tutte calcate, pure i pannelli solari. Per recupero. Il raccordo del tetto qua che era impossibile farlo. Poi è uscito fuori. Poi spigoni, i conclubi. Il tetto. Poi, se no, tutto Arcadia l'ha sviluppato. Tutte le piegature dei muri, gli edifici antichi erano tutti storti. Ma che casino, diceva la lavorazione, chi l'ha fatta? Tutto quanto. Le quote, esatto. Muro di sostegno. Tutto con Arcadia. Vedi tu come me. Ho progettato pure il raccordo con quest'altro tetto. Tre cose buone di Arcadia, secondo te? Allora, la facilità di utilizzo al primo avvio. Chi non ha mai messo mano con chi viene dal 2D, questo è comodo perché trovi subito i comandi. Muro, tutto quello che serve. La possibilità, come posso dire? La facilità di gestione nelle pratiche complesse. Forse la possibilità di spezzare più edifici, magari gestire separatamente tutte le quote, perché specialmente quando ti trovi in una situazione del genere c'hai spesso i solai tutti scalettati, mm-hmm. La possibilità del terreno di modellarlo da soli, modellarlo ti orienti da solo, invece Revit devi importare con altri programmi, con più complicato. Okay. Poi questo è, diciamo che pure ti permette pure di gestire finiture per il discorso paesaggistica. Quando noi dobbiamo fare una prova, si chiama foto inserimento, noi dobbiamo posizionare il tridimensionale nella vista che ci serve con la foto davanti. Ci riesco perché, ma questo computer non è proprio idoneo, però mi posiziono, prendo una foto che mi serve, mi posiziono con l'edificio più o meno, diciamo, la stessa posizione. Ok. Lancio il 3D. Qua lo metto a bassa qualità perché il computer non è idoneo. Faccio molto basso perché non è idoneo. Va bene, così. Lancio il mio render, qua ci sta la tendina fantastica, trasparente, comodo, faccio salva, io la mia immagine, diciamo, il 3D base, okay. Quello di Arcadia, chiudo qua, vado su un programma esterno, Photoshop, qualche altro, metto.
lo aggiusto, lo lucido un pochetto e faccio vedere l'immagine posizionata sopra la foto. E hai fatto il foto inserimento.